E come si svilupperà questa giornata dedicata al rapporto tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le realtà locali del nostro territorio? Sì, è una giornata di lavoro che abbiamo organizzato insieme al Comune di Modena, noi Alleanza per il Clima Italia, una rete di enti locali e territoriali impegnati nella protezione del clima. I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile sono stati votati dalle Nazioni Unite nel 2015, valgono per tutto il mondo, per tutto il pianeta. Noi ci chiediamo in questa giornata di lavoro come si può localizzare, inserire nella realtà locale questi obiettivi. Per questo avremo tre comuni di eccellenza che relazioneranno su che cosa stanno facendo: Parma, Ferrara e appunto Modena. L'amministrazione comunale cerca di dare dei segnali da questo punto di vista già partendo dagli strumenti di pianificazione. Per esempio, l'approvazione del bilancio di previsione 2018 proprio parla di una città smart, resiliente, che ha come visione gli obiettivi dell'Agenda 2030. Sono previste ovviamente anche delle azioni concrete che vengono attuate attraverso il piano strutturale comunale, attraverso il PAES, che presto diventerà PAESC, ovvero un piano che comunque tiene conto anche del problema dell'adeguamento climatico e oltretutto in progetti europei come Parma Future Smart, che è un progetto diciamo nel programma Horizon 2020, abbiamo proprio costruito una rete sinergica fra soggetti pubblici e privati in modo tale da costituire in primis una rete forte che ha una visione al 2030, ma che persegue nel frattempo delle azioni concrete a 360 gradi. È chiaro che c'è bisogno invece anche di fare interventi di tipo strutturale. Bisogna uscire dalla logica emergenziale, bisogna diffondere quella che è una consapevolezza che bisogna appunto cambiare velocemente e mettere appunto in campo azioni strutturali. Da questo punto di vista, parlo come assessore alla mobilità sostenibile, stiamo effettivamente mettendo in campo un piano della mobilità, urbano della mobilità sostenibile particolarmente ambizioso che appunto oltre a rendere qualitativamente migliore lo spazio della città, ma dovrà contribuire fortemente a raggiungere gli obiettivi di miglioramento che appunto sono tra i 12 obiettivi a livello mondiale. Oggi in questo momento di lavoro noi porteremo una best practice che è ad esempio il nostro progetto di Più Alberi in Città, portato avanti assieme alla Multiutility, ad ERA, per connettere assieme il giusto comportamento sulla raccolta differenziata e il potenziamento dei boschi urbani e della riforestazione urbana, che sono elementi fondamentali per combattere uno dei problemi della pianura padana, che è la qualità dell'aria, un problema assolutamente trasversale di tutti che tutti hanno, indipendentemente dalla maggioranza politica che governa l'ente locale di riferimento.